la trasparenza per la città di Torino e che abbiamo conquistato la trasparenza per la regione Piemonte. Non siamo stati a gridare, a insultare, ad accusare, noi abbiamo costruito un passo per volta, un giorno per volta, una firma per volta e abbiamo fatto approvare l'anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati a Torino. Oggi ciascuno di voi utenti della rete con pochi clic può sapere tutto dei nostri consiglieri comunali, può sapere quanto guadagnano, può sapere se vanno meno alle sedute del consiglio comunale, può sapere cosa presentano, come votano, se si presentano o meno alle sedute, a quali associazioni e partiti sono iscritti, e lo possiamo sapere degli eletti e dei nominati. E lo abbiamo conquistato da fuori del palazzo, anche per la regione Piemonte, con una legge che abbiamo fatto approvare alla fine del 2012. Non abbiamo urlato, non abbiamo insultato, abbiamo proposto e costruito riforme. Oggi sappiamo, grazie a quelle riforme, che la regione nomina fra il Consiglio regionale e la Giunta oltre 500 persone. 500 persone che vivono di politica, sono il sottopotere politico, che costano alle nostre tasche milioni e milioni di euro. E quali competenze hanno queste persone? Poche competenze, perché la politica oggi sceglie le persone in base alle appartenenze politiche, in base alle tessere di partito, in base all'appartenenza a questa o quella corrente, a questa o quel clan, a questo o a quel gruppo di potere. Noi vogliamo sostituire le appartenenze con le competenze ed è per questo, cittadini di Torino, che vi chiedo di votarmi al prossimo Consiglio regionale, di scrivere Boni accanto al simbolo del Partito Democratico, perché in questo modo porteremo insieme in Consiglio regionale nuove istanze di trasparenza, nuove istanze di legalità. Costringeremo questo Consiglio a esternalizzare le nomine dei direttori delle ASL. Oggi l'80% del bilancio della regione è occupato dalla sanità, una sanità sprecona, diciamo spesso, ma oggi quella sanità è guidata da direttori che sono di nuovo scelti dai partiti, non in base alle loro capacità, al loro curriculum e alle loro competenze, ma in base di nuovo alle appartenenze politiche. Quando arriva il centrodestra, nomina gli amici e gli amici degli amici, noi vogliamo che questo centrosinistra vinca le elezioni, ma che non nomini con quei criteri i direttori delle ASL. È per questo che abbiamo pronto un progetto di legge che si chiama Piemonte Trasparente, che presenteremo nei prossimi giorni, che consentirà di nominare da una società terza queste persone, di esternalizzare le nomine, di smetterla con l'occupazione dei partiti in tutte queste nomine. Scegliamo in base alle capacità e al curriculum chi ha le qualità per fare il direttore delle AS e quelle persone, da quel gruppo di persone selezioniamo chi va a fare il direttore.